Diretto da Tony Kaye, American History X è un film del 1998 interpretato da Edward Norton, che ha anche ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. La pellicola, dedicata al tema della tensione sociale, si ispira alla vita dello skinhead Frank Mink, che dopo la prigione rifiutò le ideologie razziste e tuttora continua a tenere lezioni di tolleranza nelle scuole. Ce ne staremo da parte, zitti, zitti! Fermi a guardare la nostra patria che viene stuprata? No! No, 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 no! L'uscita del film fu ritardata di molto a causa di problemi legati all'editing. La casa di produzione New Line tagliò di netto la prima versione della pellicola e inoltre, non contenta del risultato, la montò e la rimontò a suo piacimento. Ovviamente il regista Tony Kaye si sentì privato della sua creatività, non sentiva più suo American History X, tant'è che arrivò al punto di chiedere che il suo nome venisse cancellato dai credits. È tutto a posto, dovevo farlo. Che ti è successo, Derek? Tony quindi fece richiesta di cancellare definitivamente il suo nome da American History X, utilizzando uno pseudonimo molto comune a Hollywood, in casi simili al suo di registi scontenti, Alan Smithy. La corporazione dei registi statunitensi però gli rifiutò la richiesta. Perché? Perché esisteva una norma in cui si impediva di utilizzare Alan Smithy se si fossero già spiegate alla stampa le motivazioni di quella scelta. E purtroppo per Tony chiacchierò un po' troppo con i giornalisti, legando per sempre il suo nome ad American History X. Sono venuto qui per dirti una cosa sola, io sono fuori. Fuori! Il set era molto più tormentato di quanto si potesse immaginare. C'erano continue discussioni ogni giorno. Gli attori e i protagonisti non seguivano il copione, anzi cambiavano sempre le battute. E il regista non era per niente contento di questo, e nemmeno delle loro interpretazioni. Eppure può risultare strano, perché quando guardiamo American History X, tutto possiamo dire tranne che il cast si sia comportato male e che Edward Norton non abbia fatto una grande interpretazione. Mezza tacca, rabbino, avrebbero dovuto bruciarvi tutti, vattene da casa mia! Inizialmente Norton non voleva accettare la parte di Derek, perché non se la sentiva appiccicata addosso, quasi fosse un abito scomodo. Poi però cambiò idea, perché capì che quando c'era quell'inadeguatezza verso un ruolo, allora forse era il momento giusto per accettarlo. L'insicurezza lo spinge a dare il massimo. E pensate che per recitare in American History X rifiutò perfino Salvate il soldato Ryan. Edward prese anche 14 kg di muscoli per calarsi nei panni del protagonista e alla fine delle riprese chiese di rimontare la pellicola per aumentare il tempo dedicato al suo personaggio. Negro, hai fatto infuriare il toro sbagliato! Nel cast c'era anche la giovane promessa Edward Furlong, che pochi anni prima, da ragazzino, aveva recitato in Terminator 2 nel ruolo di John Connor. Nel nostro cult, Furlong è impressionante per la forza che imprime al proprio ruolo, ma come i personaggi di American History X, anche lui ha vissuto una vita al limite tra alcolismo, dipendenza dalle droghe, carcere e riabilitazione. Le ultime foto lo mostrano sovrappeso e quasi irriconoscibile. Un attore maledetto e una carriera che non è mai decollata. Ti dice bene che devo andare in classe, non lo racconterà, se non vuole che gli presenti la mia pistola. Il finale di American History X originariamente sarebbe dovuto essere molto diverso. Avremmo visto una sequenza in più che avrebbe cambiato totalmente il significato del film. Avremmo potuto vedere Derek subito dopo la morte del fratello di fronte allo specchio, intento a radersi la testa per tornare a vestire i panni di uno skinhead e ricominciare quel ciclo di violenza dalla quale aveva voluto tanto scappare. Questo finale fu eliminato da Edward Norton subito dopo averlo girato. Perché? Perché voleva un altro tipo di messaggio, dare un altro tipo di significato alla pellicola. Beh, la mia conclusione è che l'odio è una palla al piede. La vita è troppo breve per passarla sempre arrabbiati. Ultime rapide curiosità e cominciamo dalla scena della festa. Se osserviamo bene, sulla giacca di Seth c'è una svastica che ruota in senso antiorario. Beh, nella cultura skinhead quel tipo di svastica è il simbolo di una persona che è il leader, di chi guida il gruppo. Inoltre, la tavola calda in cui Derek e Danny vanno a fare colazione è stata utilizzata come location in svariati film, tra cui Il Grande Lebowski e Le Iene, un luogo di culto per ogni cinefilo che si rispetti.
Infine, l'utilizzo del bianco e nero in alcune parti della pellicola simboleggia la visione del mondo del protagonista, diviso in maniera conflittuale tra bianchi e neri durante il suo periodo di appartenenza ai gruppi neonazisti. Il colore, invece, rappresenta la realtà in tutte le sue sfaccettature e la speranza di un mondo migliore e senza divisioni. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come American History X.